Ma il mio sarà solo un saluto perché sono in sostituzione del ministro che aveva un altro impegno e poi sempre in sostituzione del ministro devo scappare al forum sulla salute dove noi abbiamo acquistato uno stand e presentiamo i risultati della Commissione Salute. Detto questo, io non mi stancherò mai di sottolineare l'assoluta necessità che c'era di questa legge. Il mio personale, come dire, sbalordimento per il fatto che una legge a costo zero finora, fino all'anno scorso, non fosse stata varata e giacesse da anni in Parlamento, e però la cosa bella è che ha prevalso la ragionevolezza e quindi c'è una trasversalità di consensi che ha accompagnato anche l'iter parlamentare. Ora io per venire qui mi sono procurata tramite il nostro nucleo anti-atti persecutori, il nucleo anti-stalking, che noi cioè abbiamo costituito all'interno del nostro Ministero, un gruppo scelto in base ad un protocollo che abbiamo sottoscritto con l'arma dei carabinieri, un gruppo di 15 ufficiali e sottufficiali che hanno compiti di studio, di monitoraggio e di smistamento anche delle denunce, perché non va sottovalutato il fatto che la gente, l'opinione pubblica sa che noi ci occupiamo di stalking e quindi sceglie il ministro per le pari opportunità o il ministero come interlocutore per segnalare denunce che giacciono, difficoltà di applicazione della legge e quant'altro. Quindi ho chiesto ai nostri carabinieri dati numerici e molto correttamente i carabinieri, che sono sempre estremamente ligi, mi hanno messo in contatto col Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Direzione Centrale Polizia Criminale e il Servizio Analisi. Io questi dati non ve li posso dare perché non sono ancora ufficiali, ve li posso però, perché poi verranno pubblicati, ve li posso, come dire, leggere ed esporre. E questi dati numerici sono abbastanza significativi e singolari, perché nel periodo dal 23 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 noi abbiamo 5.416 persone denunciate all'autorità giudiziaria, quindi iscritte nel registro degli indagati, e di questi 5.416, in questo periodo abbastanza ristretto, abbiamo 923 arrestati. E il numero, diciamo così, continua, nel senso che dal 1 gennaio 2010 fino al 31 marzo 2010 abbiamo 293 arrestati e 1592 denunciati. Secondo, come dire, un'analisi statistica, perlomeno così mi è stato detto da loro, ma io il calcolo non l'ho fatto, sembrerebbe che c'è una leggera diminuzione, voglio dire, dei casi. L'incidenza, allora, dobbiamo anche soffermarci sul fatto che non tutti gli autori di reato sono maschi, ma ci sono anche un consistente numero di femmine, di solito accompagnate, diciamo così, da e guidate in questa scelleratezza da problematiche psichiatriche piuttosto consistenti, quindi non tutti gli autori di reato sono maschi, tant'è che dal 23 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 le donne che si sono rese responsabili di questo reato o ipoteticamente responsabili, che stiamo parlando di denunciati e non di condannati, dei condannati credo che vi parlerà l'avvocato e qualche altro intervento che seguirà, abbiamo il 79,60% di donne e il 20,40% di uomini. Dal primo, e questo dato però rimane costante perché dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010, i nostri dati si fermano alla fine di marzo, abbiamo il 78,94% di donne e il 21% di maschi. Altro discorso da fare è quanto anche gli stranieri si abbandonino a condotte di questo genere. Il dato è abbastanza allarmante perché dal 23 febbraio 2009 al 31 dicembre l'84,43% è italiano, il 15,57% è straniero. Questo dato sembra apparentemente rassicurante, ma non lo è se considerate l'incidenza del numero di cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani. Qui ci sarebbe un discorso da fare sull'approccio culturale, culturale, sociale, antropologico al pianeta donna da parte degli stranieri, soprattutto da quelli che provengono dai paesi dell'est, dove la violenza nei confronti delle donne è assolutamente il pane quotidiano, dispiace dirlo, la chiave di volta di tantissimi rapporti, senza calcolare tutti coloro che provengono dalle aree medio orientali dove la condizione della donna è nota a tutti.
E questo dato rimane costante perché dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo dello stesso anno abbiamo l'84,7% di italiani e il 15,93% di stranieri. Qui ritroviamo di nuovo il dato relativo agli autori maschi e femmine, e all'interno degli italiani abbiamo un 13, è qui che il dato cambia, abbiamo un 13,13% di donne, un 86,87% di maschi, mentre scende sensibilmente tra gli stranieri, perché proprio per il discorso che vi facevo, è molto più probabile che sia un uomo straniero ad abbandonarsi ad atti persecutori piuttosto che una donna, tant'è che abbiamo il 10,07 di donne e l'89,3 di maschi. E negli ultimi tre mesi il dato rimane lo stesso, 13,43 di donne, 86,57 di uomini italiani, mentre tra gli stranieri sale leggermente l'11,02 di donne, l'88,98% di maschi. Sarebbe bello che i dati fossero, diciamo così, in calo come il servizio di però io ritengo che non si possa ragionare in questi termini e questo tipo di indagini statistiche vadano, come dire, proiettate nel lunghissimo periodo, non basta un anno per monitorare questi dati. Perché questa legge ha funzionato in questa maniera? Perché allora l'interrogativo da porsi è se siamo in presenza di un aumento nella nostra società di condotte di questo genere oppure c'è stata un'emersione del sommerso. Io credo che al di là della violenza contro le donne, che purtroppo è il pane quotidiano e la chiave di volta di tanti problemi, in realtà lo dico dall'alto o dal basso della mia esperienza di pubblico ministero per i minorenni, le condotte violente, aggressive e persecutorie secondo me in realtà sono in aumento nel nostro paese, perché c'è una sorta, come dire, di sottovalutazione e svalutazione di quelli che sono i rapporti uomo-donna. C'è un avvicinarsi alla vita di coppia in maniera, come dire, molto superficiale e molto sconsiderata. C'è una sottovalutazione, tra virgolette, del nemico. C'è l'infausta convinzione, quella che io chiamo la sindrome del io ti salverò, e cioè essere convinti addirittura di essere le crocerossine dei sentimenti e quindi attraverso l'amore, l'affetto, la dedizione riuscire a cambiare un partner che invece non cambia. Quelli che sono, secondo me, gli aspetti un po' sottovalutati nell'applicazione della legge sono di due tipi. Poco fa un poliziotto mi ha fatto giustamente osservare una cosa che rimane ancora un punto interrogativo in ordine alla quantificazione del danno. Cioè si affronta di più l'aspetto penale sanzionatorio della norma piuttosto che anche la richiesta di risarcimento danni. Io però facevo osservare, secondo me giustamente, che se non ci si costituisce parte civile, e cioè non si fa valere la propria pretesa risarcitoria all'interno di quel processo penale, è difficile che poi una si incammini, una o uno, in sede civile chiedendo il risarcimento di un danno che è fortemente legato anche all'emotività di quel momento. Cioè in quel momento tu ti senti ferita, danneggiata, violata e oppressa, e allora dici mi devi dare anche un cospicuo risarcimento. È difficile che tu lo faccia dopo diverso tempo. E quello che secondo me va sottolineato, enfatizzato e potenziato è il collegamento col Tribunale per i minorenni. Perché dico questo? Perché queste fattispecie, lo dico come magistrato, hanno tutta una serie di risvolti negativissimi sull'esercizio della genitorialità, perché si educano i figli a una violenza che diventa l'interpretazione e il passepartout dei rapporti umani. E questo non può essere assolutamente accettato. Quindi coloro che sono anche semplicemente iscritti nel registro degli indagati, buongiorno Presidente, coloro che sono anche semplicemente indagati per questo tipo di reato, questi però devono essere attentamente, devono essere attentamente monitorati per quel che concerne l'esercizio della potestà genitoriale, perché è impossibile scindere le due cose. Non si può, come dire, adottare un ordine di protezione senza
a contestualizzarlo all'interno di una verifica dei procedimenti per l'esercizio della potestà. Non si può aprire un procedimento per atti persecutori senza fare altrettanto davanti al tribunale per i minorenni, perché la personalità degli esseri umani è una personalità a 360 gradi e non esistono, per così dire, compartimenti stagni. Viceversa, forse questo è uno degli aspetti più delicati, più sottovalutati e forse meno sentiti. Io tante volte mi sono sentita rispondere dagli avvocati: sì, ma lui picchia solo la moglie. Oppure lui perseguita la moglie, io ho avuto, diciamo così, diverse esperienze di questo genere, dicendo lo fa per tanto amore, ai figli vuole bene. Questo è un paradosso, è un'affermazione che non deve assolutamente passare. Noi non abbiamo dell'esistenza a compartimenti stagni, siamo degli esseri umani a 360 gradi, ragion per cui il problema va affrontato dal punto di vista penale, dal punto di vista risarcitorio con la Costituzione di parte civile, va affrontato dal punto di vista dell'esercizio della potestà genitoriale con il 333 codice civile, un'eventuale sospensione, nei casi più gravi la decadenza dalla potestà, nei casi ancora più gravi la declaratoria dello stato di abbandono di figli che comunque non hanno un genitore degno di questo nome. Io ringrazio Differenza Donna perché è sempre, come dire, in prima linea con idee, iniziative e quant'altro, e devo dire che l'unico rimpianto che ho rispetto al lavoro che facevo prima è proprio quello di, voglio dire, non incidere più su quelle che sono le, come dire, le singole situazioni, perché era bello portare a casa insieme dei risultati. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per il fatto che alle 11 me ne vado. Arrivederci. Grazie.